l'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare. L'emozionante avventura per le partecipanti al concorso di Lady Italia Europa ed Universo incomincia in un giorno d'agosto al Grand Hotel Eden di Lugano, che ospita la variopinta carovana al seguito del patrone Lio Pedretti. L'intraprendente manager milanese, pensate, da ben 36 anni organizza con successo la manifestazione. Non si tratta di un semplice concorso di bellezza, è opportuno precisarlo subito. Classe, cultura ed eleganza sono le doti indispensabili per le giovani che intendono prendervi parte. Basti ricordare che nel 1956 lo stesso Pedretti incoronò Lady Milano la grande Maria Callas. Elio Pedretti, patron di Lady Italia, Europa ed Universo. Ecco, innanzitutto come è nata questa iniziativa che ormai è diventata una rassegna di successo? È nata 36 anni fa, ho visto che in America leggevano le 10 donne più eleganti del mondo ma non le mettevano in pedana, lo dicevano solo sui giornali. Io ho cominciato nel 1956 con la Callas, l'ho messa in pedana, l'ho eletta Lady Milano, e con Anna Magnani, Lady Roma, nel 1957, quindi le prime due Lady sono due donne, direi il massimo che abbiamo avuto in Italia. E poi il concorso, dopo le prime due Lady importanti, sono andate è andato avanti da solo e ha avuto successo. 36 anni che esiste, è duro, diventa sempre più difficile, complicato e faticoso organizzarlo, ma poi quando è tutto finito e tutto riesce bene, allora dopo si è contenti un po' tutti, però ogni anno noto sempre più fatica e difficoltà. Secondo lei che cosa caratterizza questa manifestazione rispetto a tanti altri concorsi simili a questo? Questa è una manifestazione che dice con il regolamento classe, cultura, eleganza. Qui facciamo vedere delle donne già famose, no? Mentre Miss Italia fa un concorso per lanciare una donna, noi metà delle nostre sono già lanciate. Noi attualmente ogni anno eleggiamo delle Lady già famose, mentre gli altri concorsi parlano sempre di Sofia Loren da 30 anni, noi la Lambertucci l'abbiamo eletta quest'anno, Lady Roma. Quindi è un concorso che ha anche un po' di fortuna, si tribula, si fatica, ma si ha fortuna. Lugano, elegante cittadina che sta festeggiando in queste settimane il 700° anniversario della Confederazione Elvetica e campione d'Italia, lembo del bel paese in territorio svizzero. Le due splendide località turistiche hanno fatto da cornice quest'anno all'iniziativa. Ed ecco nelle sale del Grand Hotel Eden, confortevole struttura alberghiera a 5 stelle, le concorrenti mentre si sottopongono agli ultimi ritocchi per la prima serata, quella che vedrà la proclamazione di Lady Italia e Lady Europa nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Campione. Dello spettacolo, cena di gala per tutte le personalità al seguito del concorso, le cui finalissime ormai da decenni si tengono nelle più eleganti località di villeggiatura, dalla Sardegna a Madonna di Campiglio, da Cortina alla Svizzera appunto quest'anno. Alla serata, condotta come quelle che seguiranno dalla brillante Maria Teresa Ruta, partecipano 12 ladies italiane e altrettante provenienti da paesi europei. Vediamole sfilare con gli abiti tricolore in omaggio all'ospitalità di Campione d'Italia, creati dallo stilista Danilo Sassi. Oh, no.
La scelta della giuria non sarà facile. Classe, stile, eleganza, in una parola fascino, sono gli ingredienti da prendere in considerazione ancor più delle classiche misure degli altri concorsi di bellezza. Questi sono i giurati al lavoro, tutti personaggi affermati nelle loro professioni. Ernesto Calindri, celebre attore. Ettore Berardi, cavaliere di Gran Croce e sarto dei VIP. Il console Aldo Gattoni, lo stilista Danilo Sassi, la signora Isa Regattieri, titolare della ditta Reglan, Massimo Rizzi, avvocato del Foro Ambrosiano, l'ingegner Virgilio Bassi, Roberto Ricotti e Roberto Naldi, presidente dei Grand Hotel Eden Splendid. È il momento del responso. E adesso sulla musica andiamo a scoprire chi vince il titolo di Lady Italia. E possiamo dire così, pensate un po', la più vecchia ha 30 anni, 8,80 m, gli occhi marroni, capelli biondi, parla francese, pratica il ciclismo, è sposata, è mamma, è avvocato ed è vice pretore. E pensare, ha dichiarato la vincitrice Serenella Ruggeri, che mi ero iscritta al concorso quasi per gioco. Ma con che spirito le partecipanti vivono la manifestazione di Pedretti? Quali sono i loro sogni nel cassetto? Parliamone con Laura Damiola, Lady Lombardia e damigella di Lady Italia. Beh, sono contenta di aver partecipato a questo concorso, perché è organizzato appunto con successo dal signor Elio Pedretti. E poi ho partecipato perché non è soltanto un concorso di Miss, ma si cerca di premiare anche la cultura, il fascino e l'eleganza. E è difficile che succeda questo negli altri concorsi, che sono tanti ormai in Italia. E ho deciso di partecipare per questo motivo. Tu di che cosa ti occupi nella vita di tutti i giorni? Qual è la tua vera attività? Io mi sto per laureare in scienze politiche e sto facendo una tesi sul rapporto televisione-politica e precisamente il mezzo televisivo nella comunicazione politica. Stiamo facendo delle raccolte sulle ultime campagne elettorali, degli spot che sono stati fatti e vediamo come il messaggio che lo spot pubblicitario durante le campagne elettorali riesce a modificare gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone. Per quanto concerne i tuoi desideri, le tue aspirazioni per il futuro, magari anche nel campo dello spettacolo? Mi piacerebbe unire le due cose, cioè la laurea in scienze politiche e poi il mondo televisivo mi attira molto.